chiedo la parola in base all'articolo 30 per fatto personale. Allora, come prima cosa, è doveroso da parte mia ovviamente porgere le scuse, e lo faccio senza alcun problema, al circolo degli anziani che opera in quella casa di riposo, ma non prima di fare ovviamente certe precisazioni, perché è chiaro che una lettera che tra l'altro a me non è nemmeno pervenuta, è arrivata al comune o qualcun altro, io ne ho preso visione oggi, però certe risposte vanno date. Io ovviamente ho preso un po' dall'enfasi nella risposta, perché allora sostenevo che il volontariato di intermezzo degli anziani è presente e opera, e a dimostrare con questo evento che abbiamo sentito che una consulta degli anziani non serviva a intermezzo, perché ci sono già tutte queste benemerite associazioni che agiscono. Quindi il RAIMS, ovviamente da lei, per quanto riguarda i comportamenti o atteggiamenti verso il volontariato di intermezzo, non prendo lezioni. Seconda cosa, io ribadisco che le cifre e le fee sono sentito dire, perché non è mio costume, come succede spesso da molti consiglieri qua dentro, indagare in ciò che fanno le altre associazioni. Potremmo parlare della Provoca, di partizioni, tante altre volte che abbiamo sentito qua dentro, o interrogazioni fatte sull'operato di certe associazioni di intermezzo. Quindi io non ho mai saputo né quanto il comune dà, né quanto non dà. Ci tenevo a precisare che è vero che non vengono dati questi 7.000 a circolo direttamente, però vorrei sapere quante associazioni a intermezzo hanno l'affitto, il telefono e i mobili e quant'altro pagato. Se andiamo a vedere tutte le associazioni a intermezzo, regolarmente pagano. Poi il mio punto è sempre stato non certo sull'operato della... sto rispondendo, Il mio il punto che mi sta sempre a cuore e che ho sempre sottolineato anche in altre occasioni è il fatto, e qui ci sono tre medici che potrebbero magari anche smentirmi, sul fatto che all'interno della casa di riposo, dove c'è gente con trattamenti medici, ci vede il vino. È come se in una comunità di disintossicazione aprissimo un centro sociale dove magari si può fumare qualche spinello. Se questo è normale, a me per me va bene. In 10 anni non mi sono mai permesso di fare nessuna azione contro questa cosa qua. Però so che tutto quanto si risolverà, perché quando verrà rifatta l'atrio della casa di riposo, questo problema andrà risolto, e quindi io ho accettato le scuse per quello che ho detto, ma questo è il mio pensiero, grazie.